Passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno, che riguarda l'esame delle condizioni degli eletti e subentri, la lettura della delibera. Il Presidente ricorda che il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 267 del 2000 e successive modifiche di integrazioni, e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussiste alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle necessarie sostituzioni. Precisa che l'articolo 64, comma 1 e 2 del testo unico 267 del 2000 recita: la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale o provinciale. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e dal suo posto subentra il primo dei non eletti. Pertanto, a seguito della nomina d'assessore dei signori Bernini Stefano, Garotta Valeria, Crivello Giovanni, i seggi resisi vacanti nelle liste PD e SEL devono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 64, comma 2 del testo unico 267 del 2000, ai signori che nella lista stessa seguono immediatamente l'ultimo eletto, come di seguito riportato: Russo Monica e Farello Simone del PD, Tessa Leonardo SEL. Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione prima del 13 luglio 2005, numero 2755, e la circolare del Ministero dell'Interno, numero 5 del 2005, comunico che il consigliere Pierluigi Vinai, in data 29 maggio 2012, ha rassegnato le dimissioni e pertanto occorrerà procedere alla relativa surroga con successivo apposito provvedimento. Da atto dell'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal responsabile del servizio competente, nonché del parere di legittimità espresso dal segretario generale. Invita pertanto il Consiglio a prendere atto della cessazione dalla carica dei signori Bernini Stefano, Garotta Valeria e Crivello Giovanni e del subentro dei consiglieri Russo Monica, Farello Simone e Tessa Leonardo. Invita quindi il Consiglio a rendere note situazioni personali che possano costituire causa di ineleggibilità o incompatibilità, ovvero a formulare rilievi circa l'eleggibilità e la compatibilità con la carica di consigliere comunale degli eletti e dei sostituti. Propone quindi al Consiglio, preso atto del subentro dei consiglieri sopracitati, a dichiarare convalidata la nomina del sindaco Marco Doria e dei consiglieri di seguito indicati: Anzalone Stefano, Balleari Stefano, Baroni Mario, Bartolini Maddalena, Boccaccio Andrea, Frasesco Pier Claudio, Bruno Antonio Carmelo, Burlando Emanuela, Campora Matteo, Cane Panadia, Caracozzolo Salvatore, Tessa Leonardo, De Benedictis Francesco, De Pietro Stefano, Farello Simone, Gioia Alfonso, Gozzi Paolo, Guerello Giorgio, Lauro Laura, Lodi Cristina, Malatesta Giampaolo, Mazzei Salvatore, Muscarà Mauro, Musso Enrico, Musso Vittorio Emilia, Nicolella Clizia, Padovani Lucio Valerio, Pandolfo Alberto, Pastorino Giampiero, Pederzolli Marianna, Pignone Enrico, Putti Paolo, Repetto Paolo Pietro, Rixi Edoardo, Russo Monica, Salemi Pietro, Passallo Giovanni, Beardo Paolo, Villa Claudio. Il sindaco chiaramente Marco Doria. Siamo 40, contrari nessuno, astenuti nessuno, non votanti nessuno, quindi all'unanimità. Approvata l'unanimità.